Siete all'ascolto di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, frequenza 87,6 MHz. Sono Elena Prizzi. Cari ascoltatori, bentornati alla rubrica dedicata all'importanza delle fiabe e delle favole per l'educazione cristiana. Siamo soliti affrontare dei temi sociali o religiosi prendendo spunto da alcune fiabe o favole della tradizione italiana o straniera. In alcune nostre puntate ci siamo occupati della diffusione delle fiabe omosessuali in diverse scuole pubbliche italiane, divulgate dalle associazioni gay per sensibilizzare insegnanti e bambini su queste tematiche. Ebbene, diviene necessario, se non doveroso, riaffrontare il tema, dati i continui attacchi che l'istituzione famiglia riceve e subisce. In Umbria, ultimamente, è stata divulgata la fiaba Qual è il segreto di papà? Un libro in cui le autrici raccontano ai bambini l'amore omosessuale dei genitori. Il libro è consigliato ai bambini dai 4 anni di età. A grandi linee, la trama del libro è questa. Papà torna a casa. Lui e la mamma si sono separati da molto tempo. I bambini osservano con attenzione il papà. Il papà, come lavoro, fa il poliziotto. Nell'ultimo periodo il padre sembra più felice e i bambini si chiedono il perché, anche perché effettua delle telefonate misteriose, come se avesse qualcosa da nascondere. I bambini si interrogano se il padre abbia cambiato lavoro o se si sia dato allo spionaggio, e invece no. Alla fine scoprono che il papà si è innamorato di nuovo, ma non più di una donna, bensì di Luca. La fiaba, come così viene definita, fa parte di un trittico di volumi Educare la diversità, pubblicati dall'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, UNAR, organo che dipende dal Dipartimento Pari Opportunità, che a sua volta fa riferimento al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il problema qual è? Che né il Dicastero dell'Istruzione ha riconosciuto ufficialmente la collana, né il vice ministro del lavoro, Maria Cecilia Guerra, ha saputo dare una chiara spiegazione del perché questo libro sia giunto nelle scuole. L'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali ha autorizzato la diffusione di questo materiale con il logo della Presidenza del Consiglio, senza che ci fosse alcuna informazione. Non si sa bene in che modo alla fine questi libri siano giunti nelle scuole. Peccato che progetti come questi violino il codice civile, che invece assegna alle famiglie il diritto-dovere di mantenere, istruire ed educare la prole. Ci stiamo chiedendo perché si stiano diffondendo determinati fenomeni nella nostra Italia, Italia di tradizione cristiana. Perché si fa di tutto per sminuire l'importanza e il ruolo della famiglia? Perché non si tuteli l'infanzia di fronte alla diffusione di testi come questi? Poniamoci quindi degli interrogativi, osservando i fatti. Negli ultimi mesi abbiamo assistito al tentativo di sminuire il significato dei termini madre e padre, che vengono sostituiti dai termini genitore 1 e genitore 2. La festa del papà in più scuole pubbliche è stata fatta passare in sordina per sensibilità verso quei bambini che hanno situazioni familiari diverse, con genitori appunto omosessuali. Si insinua l'idea che le coppie uomo e donna possono essere sostituite da due persone dello stesso genere. Si affronta il tema dell'adozione a coppie omosessuali. Alla Camera si approva la legge sull'omofobia, riconoscendo alle coppie gay gli stessi diritti di quelle eterosessuali. Negli asili si diffondono opuscoli faziosi su modelli familiari arcobaleno, dati direttamente ai bambini senza il consenso delle famiglie. Inoltre, nessuno a livello nazionale parla di questi fenomeni e delle rimostranze o indignazioni delle famiglie italiane che hanno vissuto questi fenomeni, in modo particolare di quelle umbre. Inoltre, bisogna anche parlare del corso di educazione all'affetto omosessuale proposto nelle scuole umbre e che ha generato non poca confusione sia nei ragazzi che nelle famiglie. Raccontare questi episodi di, chiamiamola, educazione che si stanno verificando a livello nazionale diventa doveroso,
Non si tratta chiaramente di attaccare le persone che vivono una condizione specifica, ma di comprendere l'attacco ideologico che c'è dietro, il tentativo ovvero di normalizzare, legalizzare, legittimare pubblicamente dei modelli alternativi a quelli naturali della famiglia e dei genitori. Ricordiamoci che la fede cristiana si basa sul concetto di famiglia, che tutti i sacri testi hanno il loro fulcro nella famiglia. Uomo e donna, madre e padre, l'unità familiare, la genitorialità responsabile, sono tutti concetti noti anche nei Vangeli. Scardinare il pilastro della società, qual è la famiglia, tentando di screditare l'importanza dei ruoli in una coppia eterosessuale, insinuando l'idea che i bambini possano crescere con due padri o due madri, vuol dire far perdere il senso della famiglia. Presentare modelli alternativi significa dare avvio all'instabilità affettiva, rendere tutto relativo, sostituibile, non più indissolubile, non più certo. Noi cristiani sappiamo che la famiglia è un impegno sociale, oltre che essere un sacramento. Se tutto può essere sostituito da altro, quali diventeranno le nostre certezze? E la nostra fede che senso avrà? Per non assistere passivamente all'attacco ideologico della nostra cultura, della nostra società, poniamoci degli interrogativi, come nella fiaba che leggeremo dopo l'intervallo, il cui titolo è «C'era una volta un punto interrogativo». Le cose d'ogni giorno raccontano segreti a chi le sa guardare ed ascoltare. Per fare un tavolo ci vuole il legno, per fare il legno ci vuole l'albero, per fare l'albero ci vuole il seme, per fare il seme ci vuole il frutto, per fare il frutto ci vuole il fiore, ci vuole un fiore, ci vuole un fiore, per fare un tavolo ci vuole un fiore. Per fare un tavolo ci vuole il legno, per fare il legno ci vuole l'albero, per fare l'albero ci vuole il seme, per fare il seme. Eccoci dunque alla lettura della fiaba del giorno. C'era una volta un punto interrogativo di Bruno Ferrero. Era molto grazioso e, come tutti i punti interrogativi, aveva l'aria molto intelligente. Da un po' di tempo, però, girava per il paese sconsolato, amareggiato, deluso e depresso. Apparentemente nessuno lo voleva più. Tutti ricorrevano, con sempre maggior frequenza, al suo nemico acerrimo, il punto esclamativo. Tutti gridano «avanti», «fermi», «muoviti». Il punto esclamativo è tipico dei prepotenti e oramai i prepotenti dominano il mondo. Anche per le strade e le vie cittadine, dove un tempo il punto interrogativo si sentiva un re, non c'è più nessuno che chieda «come stai?», poiché è sostituito da un «ehi là». Non c'è più nessuno che ferma l'auto, abbassa il finestrino e chiede «per favore, vado bene per...». Ora usano tutti il navigatore satellitare, che impartisce gli ordini con decisioni. Alla prima uscita svoltare a destra. Stanco di girovagare, il punto interrogativo si rifugiò in una famiglia. I bambini hanno sempre amato i punti interrogativi, ma anche là il punto interrogativo trovò qualche problema. Un padre e un figlio adolescente che duellavano tutto il giorno con punti esclamativi, intenti ad imporre le loro visioni. «Non mi ascolti mai. Non mi importa che cosa pensi. Qui comando io. Basta». Queste erano le espressioni che si sentivano in questa famiglia. Alla fine il padre era spossato e deluso, e il figlio mortificato, scoraggiato e quindi sempre più aggressivo.
E soffrivano tutti e due, perché non c'è niente di più lacerante che essere vicini fisicamente e lontani spiritualmente. Il punto interrogativo, così, si appostò sotto il lampadario e alla prima occasione entrò in azione. Mentre il padre era accigliato e con i pugni chiusi, pronto allo scontro, dalla sua bocca uscì un improvviso «Che cosa ne pensi?» che stupì anche lui stesso. Il figlio, sorpreso, tacque. «Davvero lo vuoi sapere, papà?» Il padre annuì, e così parlarono. Alla fine dissero quasi all'unisono «Mi vuoi ancora bene?» Il punto interrogativo, felice del suo successo, faceva le capriole sopra il lampadario. La fiaba di oggi ci ricorda come sia importante porci delle domande e di farle anche a chi è vicino a noi, ad aprirci al dialogo, ma a difendere i ruoli e la diversità di pensiero. Il rispetto deve essere sempre reciproco. Grazie per l'ascolto.